Allora, noi abbiamo chiesto questo incontro per fare il punto insieme agli altri colleghi delle altre segreterie, per fare appunto il punto sull'andamento dell'accordo, soprattutto sul versante piano sociale, cioè ci sono state delle uscite fino adesso, uscite incentivate, volevamo intanto fare chiarezza sul numero delle uscite e quanti questi numeri impattavano sul totalone, cioè sui 364 esuberi, in positivo o in negativo. Abbiamo fatto altri chiarimenti per quanto riguarda la formazione interna alla fabbrica, quindi la capacità di questa fabbrica di ricollocare internamente le persone. In ultima analisi abbiamo chiesto chiarimenti sull'ammortizzatore sociale, visto che c'è stata la modifica legislativa che penso che grazie al nostro lavoro è stata anche introdotta in finanziaria, abbiamo chiesto se l'azienda ha intenzione o meno di avviare la proroga e quindi la richiesta di proroga sugli ammortizzatori sociali. Questo era il punto fatto su richiesta delle sigle sindacali. L'azienda, dal canto suo, ha messo sul tavolo questa proposta che era fuori dall'accordo, a oggi è fuori dall'accordo del 7 aprile 2016, la proposta di le soluzioni rispetto agli esuberi sono quelle di una ricollocazione interna di lavoratori della Perugina a orari diversi, con una riduzione importante dell'orario di lavoro, addirittura al 50%, cioè part-time al 50%. Per 150 persone, altre 50 al 75% e poi il nocciolo duro di 150 persone che restano dentro. Dai conti che stiamo facendo ci sono delle criticità sugli esuberi veri e propri che sono intorno ai 70-80 soggetti lavorativi. Cioè dei 364 ne resterebbero una settantina. A fronte di queste A soluzioni fronte di proposte questa, della dall'azienda. A proposta. oggi, dopo il vaglio delle uscite volontarie, la condizione di esubero è di 300 individui, 300 lavoratori in Perugina. Quindi hanno abbassato il numero perché sono andate via le Va persone. bene, perfetto, Questo, benissimo. abbiamo preso atto di questa Benissimo. nuova considerazione. Adesso ne Va bene, grazie. Grazie mille, grazie. faremo una discussione interna, intanto con le resù, ma soprattutto con i lavoratori, alla luce del fatto che i tempi si stanno restringendo sulla vertenza perugina e abbiamo l'obbligo anche di prospettare percorsi diversi, fermo restando che l'utilizzo della proroga potrebbe darci tempo per gestire questa fase, anche questa delle ricollocazioni, a fronte del fatto che l'azienda non ha fatto un passo indietro sulla problematicità complessiva, su questo ancora noi manteniamo i nostri dubbi, ma però dobbiamo fare il conto con quella che è la realtà e quindi questo è l'esito della giornata, con i punti salienti così sintetizzati. Noi abbiamo dopodomani un incontro al MISE e l'azienda porterà sul tavolo questa discussione, come la porteremo noi, ognuno con le proprie posizioni, con i propri correttivi o miglioramenti alle proposte reciproche. Abbiamo un ulteriore incontro il 5 febbraio in coordinamento nazionale in cui si discuteranno anche le questioni inerenti al gruppo. Ha citato alcune realtà che sarebbero disposte ad impegnarsi in maniera concreta con i lavoratori che oggi risultano come dire, fuori dal progetto Nestlé nei prossimi mesi, nei prossimi anni, però ecco, anche qui è una situazione che dobbiamo comunque ancora conoscere nel concreto.